89. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme. Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa celebrazione eucaristica vogliamo elevare al Padre la nostra preghiera e chiedergli il dono di nuove vocazioni all'ordine religioso. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamo il Signore con cuore pentito. Signore Gesù, che non imponi il tuo amore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo Gesù, che ci purifichi dalla nostra lebbra, che è il peccato, Christe eleison. Christe eleison. Signore Gesù, che ci inviti ad essere missionari, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, la tua famiglia e arricchiscila sempre di nuovi membri, perché possa condurre i suoi figli alla meta della carità perfetta e collabori generosamente alla salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni i Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Allora Israele scese in campo contro i Filistei. Essi si accamparono presso Ebenezer, mentre i Filistei s'erano accampati ad Afek. I Filistei si schierarono contro Israele e la battaglia divampò, ma Israele fu sconfitto di fronte ai Filistei e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento,
gli anziani di Israele si chiesero: perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a prenderci l'arca dell'alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo mandò subito alcuni uomini a Silo a prelevare l'arca dell'alleanza del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini. C'erano con l'arca dell'alleanza di Dio i due figli di Eli, Ofni e Finees. Non appena l'arca dell'alleanza del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Anche i filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: che significa quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore. I filistei ne ebbero timore e si dicevano: è venuto Dio nell'accampamento, ed esclamavano: guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima. Guai a noi. Chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Siate forti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei, come essi sono stati i vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete. Quindi i Filistei attaccarono battaglia, Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu molto grande, dalla parte di Israele caddero 30.000 fanti. In più l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Finees, morirono. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Signore, ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatto fuggire di fronte agli avversari, e quelli che ci odiano ci hanno depredato. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi sta intorno. Ci hai resi la favola delle genti, su di noi i popoli scuotono il capo. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non respingerci per sempre, perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un leproso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. E ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lepra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente,
lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Quelli si allontanò e proclamò il fatto. Cari fratelli e sorelle, quando Cristo tocca la nostra vita, accade proprio questo. Tant'è che Papa Francesco lo ripete molto spesso: la natura della Chiesa è quella di essere missionaria. E il brano evangelico che abbiamo ascoltato conferma questa ispirazione del Santo Padre. Il lebbroso è purificato da Cristo Gesù, è stato toccato da Cristo nel profondo e quindi che cosa fa? Proclama e divulga il fatto. Non può tenere per sé quanto Cristo ha operato nella sua vita. E Francesco d'Assisi, quando i frati gli chiedono di andare in missione, lui in un capitolo della Regola non bollata, nel 16° capitolo, dice: sì, andate pure in missione, chiedete ai vostri ministri provinciali, e indica due modi di andare in missione. Due modalità di essere missionari. Innanzitutto quello che non si litighi e si confessi di essere cristiani. E poi quando il Signore vorrà, quando a Lui piace, proclamare la parola di Dio. Ma il primo modo interessante, quello che non si litighi, sempre nella Regola non bollata, al capitolo 9, Francesco d'Assisi indica ai frati la modalità con cui devono relazionarsi tra di loro e dice proprio così: se una madre ama e cura il proprio figlio carnale, tanto più un fratello spirituale è chiamato a nutrire e curare il proprio fratello. Allora così Francesco getta una luce sul brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Così possiamo essere missionari. Non solo, questo è il centro dell'essere missionari, proclamando la parola di Dio, come dice Francesco, quando al Signore piace, ma la nostra vita, il nostro essere diventa evangelizzazione, perché, come abbiamo ascoltato, quando il lebbroso è stato toccato da Cristo, proclama questo. Quindi la nostra vita diventa, ripeto, evangelizzazione. E allora, solo allora, la nostra vita diventerà attrazione. Se Dio Padre gradualmente prende più il sopravvento nella nostra vita, allora gli altri saranno attirati da questo. Ma se noi pensiamo di fare proselitismo, di accalappiare gli altri, no. La Chiesa, lo ripete molto spesso Papa Francesco, ma anche
in precedenza Papa Benedetto XVI, non cresce per proselitismo, ma per attrazione. E questo lo fa soltanto Dio Padre. Se Dio Padre sempre più appresa nella nostra vita, sempre più è il contenuto della nostra vita, allora la nostra vita diventa attrattiva per gli altri. Chiediamo proprio questo a Dio Padre in questa Eucaristia, che sempre più Lui diventi il contenuto, il senso della nostra vita, e che così la nostra vita diventi attrattiva per gli altri.